Nelle puntate precedenti di Adulting Diaries, Emma, che sarei io, ha avuto un primo mese molto intenso dal suo nuovo lavoro, quindi ha deciso di prendersi una pausa e partire per il weekend. I gotta sit down. You're making my head spin and I can't seem to figure out how you can be so sweet. One minute we're kissing in the rain, the next time in a drought. Please don't hold me. Buongiorno, è lunedì, quindi partiamo con questa settimana. Carichi, pronti, sarà una settimana intensa, piena di cose lavorativamente parlando, un sacco di progetti, campagne che partono proprio in queste settimane, quindi ce la facciamo. Siamo pronti a conquistare il mondo. Oggi avevo bisogno della carica extra e infatti questo veramente look perfetto. Ho sfoderato questo blazer più semplice jeans, però mi serviva qualcosa un po' di confident. Una delle giornate in cui ho bisogno di sentirmi la versione girl boss di me stessa. Quindi let's go. Affrontiamo questa giornata, conquistiamo il mondo. E niente stress, niente ansia, niente paura, perché come ha detto una volta Michael Jordan, ho troppe cose da fare, non ho tempo di sentire la pressione. Quindi Non è una cosa che di solito riesco facilmente ad applicare nella mia vita, però oggi cercherò di fare mio questo mantra, perché davvero ho tante cose da fare e non voglio viverlo con troppa ansietta, quindi let's go. A volte mi chiedo, che cos'è davvero l'amicizia per me? Io mi sono sempre ritenuta una persona fortunata. Sono fortunata perché le mie amiche di infanzia sono ancora qui, al mio fianco. C'è Alice, che conosco letteralmente dal giorno in cui è nata. Rachele, bella materna. Mia cugina Nicole è come una sorella, siamo cresciute insieme. Lucia e Carolina, quelle più recenti, le conosco dal liceo. E per quanto questo mi faccia sentire vecchia, significa che è stato ormai 10 anni fa. Buongiorno, per il nostro piccolo momento FaceTime della settimana in cui ci parliamo un attimo faccia a faccia per aggiornarci sulla vita. La settimana lavorativa è iniziata, finirà in un modo molto bello perché parto per un viaggio. Tra l'altro è da un sacco in generale che non prendo un aereo, che non viaggio, quindi sono molto contenta. In più sono contentissima per il motivo in sé, cioè il fatto che vado a trovare Ali, la mia migliore amica storica, che sta facendo in questo momento un graduate program in Svezia, a Stoccolma. Quindi sta lì per 6 mesi, partita a febbraio, perciò torna tipo a fine luglio-agosto in teoria. Potrebbe anche essere che invece la riconfermi, non rimanga per un altro po', però anche lei è un po' incerta sul da farsi, infatti non vedo l'ora comunque di vederla, di farmi aggiornare sulla vita, su come si sente a riguardo, perché è sicuramente un periodo molto intenso per lei di importanti decisioni. Quindi beh, l'importante è sempre che stia bene e passeremo proprio insieme 2 giorni di full immersion in cui quindi mi racconterà tutto il gossip della sua nuova vita stoccolmese e non vedo l'ora. Mi serve proprio un po' di best friend time, cioè Alice è proprio una di quelle persone che mi conoscono da sempre, cioè è proprio parte delle mie fondamenta, mi ha vista in ogni stadio di vita. Vederla è proprio un bel modo sempre per ricongiungermi a lei, ma anche per ricongiungermi un po' a me, cioè mi sento proprio diversa quando la vedo dopo che tanto tempo che siamo state separate, mi sento proprio ricaricata di nuove energie, poi lei come persona, proprio è un piccolo sole, mi rende proprio felice. È possibile non tipo ridere di qualsiasi cosa quando sono con lei, è proprio tutto più bello. Quindi mi manca un sacco quando siamo lontane per mesi, anche se ci sono abituata, perché lei è appunto uno spirito indipendente, è stata alcuni mesi a vivere in Argentina, è stata un anno quando eravamo al liceo negli Stati Uniti, quindi lei viaggia, va, si lancia all'avventura, è una cosa che ammiro tantissimo di lei. E niente, sono curiosa quindi di sapere come sta andando questo capitolo della sua vita, anche perché sta riuscendo a lanciarsi dopo la laurea in un settore che è il suo settore dei sogni, quindi veramente vedrò di sapere come sta andando, sono super entusiasta per lei. Siamo entrambe nella nostra girl boss era, siamo nei settori che sognavamo un po' da bambine, quindi è divertente vederlo diventare realtà, quando fino a qualche anno fa fantasticavamo insieme su queste cose. Nel nostro sogno c'era anche il fatto di vivere a New York, quella forse è l'unica cosa che si è proprio realizzata, ma è che
costa, quindi il contatto con la realtà ci ha dimostrato che non era proprio così facile. Però, oh, mai dire mai nella vita comunque. Magari la nostra era a vivere insieme a New York, come abbiamo sempre sognato, l'avremo. Finché siamo vive, il sogno resta vivo con noi. Comunque sto decisamente divagando, però sì, ci voleva un momento di aggiornamento prima della partenza. In generale invece col lavoro tutto bene, un sacco di progetti perché si avvicina il Pride. C'è stato il Nameless, quindi sì, tantissime campagne in corso. Però si va avanti e almeno sento finalmente di essere arrivata un po' a un punto in cui ho ingranato, diciamo, dopo l'inizio del nuovo lavoro, che è sempre un po' un momento di spaesamento generale e di forte sindrome dell'impostore in cui ci si chiede, boh, cosa sto facendo. E adesso sento di avere un po' capito le cose principali, gli interlocutori principali, i miei compiti principali, insomma, ho capito un po' qual è il mio perimetro, ecco, e qual è il mio ruolo veramente. Quindi mi sento un po' più appunto sicura di me, con meno sindrome dell'impostore, e che è bello passare a questa seconda fase in cui è tutto un pochino più familiare e non c'è più ogni giornata che sembra di nuovo una specie di prova, ecco, da superare. Comincia a essere un pochino più tutto regolare, ecco, a parte poi le singole urgenze, singole situazioni quotidiane, però in generale mi sento più serena, più sul pezzo, capace, un po' più confident, quindi ce la stiamo facendo, stiamo entrando un po' nella routine. E niente, questo weekend staccherò, sarà proprio bellissimo e super utile. E stasera ho una cena con i colleghi, perché abbiamo organizzato una piccola cena per il team che si occupa della parte skincare. E quindi niente, anche questa è un'occasione per conoscere altri colleghi, conoscere meglio quelli del mio team più diretto. Andiamo tra l'altro da Tema Chigno, che è buonissimo, non ci vado un sacco, quindi molto molto contenta di sapere che stasera mi aspetta un caipirinha al mango e peperosa e il camarão baianinho. Detto questo io vado, finisco il mio cappuccino, mi lancio al lavoro, quindi buona giornata. Oggi vestito, però chiaramente è zero in armocromia questo colore per me. Va bene lo stesso, ce lo facciamo andare bene, ogni tanto l'armocromia va semplicemente ignorata. Buona giornata, vado in ufficio. Però non ci sono solo loro. Nel 2021 è arrivata anche Carlotta. Diciamo che va bene. E lei mi ha dimostrato una cosa diversa. Lei mi ha dimostrato che si può stringere effettivamente un'amicizia incredibilmente profonda anche a 20 anni. Che non esistono solo le amiche di una volta. Che anche senza conoscere ogni aneddoto del passato, senza avere anni di ricordi condivisi, ci si può comunque conoscere davvero profondamente nelle cose che contano. Si può comunque scegliere di condividere la vita, di amarsi, di starsi vicine, ci si può comunque sentire anime gemelle. Sto per partire per la Svezia, sto facendo la valigia, ho appena finito la mia giornata lavorativa e quindi fra tipo 10 minuti devo uscire di casa. Questa settimana è passata così in fretta che non me ne sono neanche resa conto, ma sì, questo weekend vado in Svezia per andare a trovare Ali e quindi sono contentissima. Passiamo il weekend insieme, faremo un sacco di cose, mi porta finalmente un po' dentro la sua vita quotidiana in Svezia, vado a trovare Ulf, faccio un sacco di cose, sarà un super weekend. Ebbene, perché è stata una settimana super piena. A lavoro, mille campagne che partono tutte a giugno, periodo a quanto pare ottimale per fare cose, quindi gli astri si sono allineati, era tipo tutto in queste settimane, ma ce la stiamo facendo, non voglio dire ce l'abbiamo fatta perché non voglio cantare vittoria, però ce la stiamo facendo, comunque positivo. È weekend? Si parte? Ce l'abbiamo fatta? Andiamo? Si va in Svezia? Andiamo?
something to believe in back when I was at my wit's end. Le amiche d'infanzia invece mi hanno insegnato un'altra cosa. Avere questo grande privilegio, quello di avere tante persone incredibili al mio fianco, che mi hanno scelta, conosciuta, accettata, amata. Persone che hanno conosciuto la me nella fase bambina timida vestita sempre di rosa, nella mia fase dark da skater alle medie, nei miei momenti da ragazzina più sfigata o più popolare, nei miei cambiamenti, nei miei scleri e nei miei dilemmi esistenziali. Hanno conosciuto la Emma studentessa, la Emma laureanda, la Emma lavoratrice. La Emma triste, la Emma felice. E in tutto questo non se ne sono mai andate. Non hanno mai detto basta, non si sono mai stufate di me. Da quello che hai imparato in questi 4 mesi. Grazie, prezzese. Tac. Hello, milk, milk. Questo mi ha dato una forza incredibile. Le mie amiche sono state la mia roccia, la mia certezza. Se riesco un pochino a credere in un amore che dura per sempre, probabilmente è solo grazie a loro. Perché loro mi dimostrano ogni giorno che sono il mio per sempre felice e contenti. Ma se devo davvero rispondere a questa domanda, forse devo anche chiedermi che tipo di amica sono io. Io non mi sento sempre una brava amica. Ci sono mille situazioni in cui mi sembra di dare il mio tutto, ma che comunque il mio tutto non sia abbastanza per queste persone che significano l'universo per me. Perché ho dei limiti, perché ci sono certe cose che non so dare. Perché nel caos della mia vita io non sarò mai capace di rispondere a ogni messaggio su WhatsApp. Non posso promettere che saremo in contatto costante. E al contrario, tipo il file naturale. Tipo, oh my god! Ma cosa ci fai qui? Non avevo idea che tu stessi filmando. Non posso nemmeno promettere che risponderò entro 48 ore, perché ci sono volte in cui non mi accorgo nemmeno che sono passate 48 ore. E questo mi fa sentire immensamente in difetto, perché io vorrei dare questo a tutte le persone a cui tengo. Vorrei essere sempre lì ad accompagnarle nella quotidianità anche a distanza, a maggior ragione a distanza. Però se mi chiami, che io sia a casa, su un'isola in vacanza, che sia giorno, notte, io ci sarò. Questo lo prometto. Posso promettere che sarai sempre nella mia mente, che penserò a te quando vedrò il tuo snack preferito al supermercato, quando mi verranno in mente dei nostri momenti divertenti insieme. Che cercherò dei piccoli modi per farti sentire importante, che sarò sempre al tuo compleanno, alla tua laurea, ci sarò sempre quando hai bisogno di me. Prenderò un treno per tornare a Ferrara, o se sei in Argentina, negli Stati Uniti, in Svezia, beh, allora ti manderò almeno dei fiori, o prenderò un aereo e ti verrò a trovare. Cercherò il regalo perfetto per il tuo compleanno. Cercherò dei modi per farti sentire il mio sostegno. Sarò la tua tifosa numero uno.
looking at me softly. I was helpless, I was fragile, and you came in like an anvil in the shape of it. Adesso esperimento, tocca l'acqua. Ti giuro che è calda. No, te lo giuro. Te lo giuro. Vero? Calda. No, però è caldina. Ah, pazza. Caldina. Dai. Pensavo peggio. Ma no, tu sei pazza adesso. Adesso casco palese. No. Quindi no, non posso prometterti una presenza quotidiana, ma quando sarò con te avrai la mia completa attenzione. Sono con te se hai bisogno di ridere, di piangere, di parlarmi per ore, o anche solo se hai bisogno di stare sedute, vicine, insieme a guardare un film, senza dire una parola. Estetico, eh? Incomprensibile questa cosa, non ha nessun senso. Ah, c'è il sole, sta bevendo. Non ha nessun senso. Bellissimo. Bellissimo. Bella dentro, ovviamente. Bellissimo, esatto, se fossimo lì fuori, come è successo stamattina. Però c'è assurdo, perché viene giù di brutto, ma cioè, è bellissimo. La Svezia, le emozioni che esatto. La Svezia. Nice. Quindi, se qualcuno dovesse chiedermi che cosa significa l'amicizia per me, probabilmente risponderei questo. Significa che possiamo non vederci per 3 mesi, o che possiamo addirittura non sentirci per tutto il tempo quando io non sono a Ferrara, ma che quando tornerò sarà esattamente come se non ci fossimo mai salutate. I wouldn't put it past you. Non significa esserci ogni giorno, ma esserci sempre.